Ok. Come Giuseppe Conte, con un po' di ritardo, parto a fare la mia diretta su Facebook. Benvenuti a tutti. E, come avevo accennato questa mattina in quella piccola anteprima, oggi cominceremo a fare un po' di Photoshop sulle immagini, su alcune immagini che ho realizzato ovviamente in passato, essendo adesso impossibilitato ad uscire di casa per fotografare. E avevo fatto vedere questa mattina 3-4 potenziali immagini che avrei poi post-prodotto oggi assieme a voi. Non chiamiamola lezione di Photoshop, però possiamo tranquillamente dire che metterò a posto queste immagini in vostra compagnia. Quindi, se avete delle domande, delle cose da dire, utilizzate pure la chat qua a lato del video in diretta per salutarmi, per farmi delle domande o quello che volete, insomma. Già saluto Alex Zanon che si è collegato e adesso procediamo a far vedere un po' quello che metteremo a posto oggi. Allora, passiamo alla visuale desktop. Perfetto. Allora, questo è il mio Photoshop. Come avevo detto questa mattina, solitamente io uso la totale area del Photoshop per inserire l'immagine e lavorarla. Chiaramente oggi, per questioni didattiche, vedrò di spostare le palette. Ecco qua sulla sinistra una delle palette e anche quelle altre che sono a destra, che solitamente tengo al di fuori dell'area proprio per non perdere, diciamo così, un po' di spazio per poter gestire meglio l'immagine. Quindi queste sono le palette che uso io, c'è cioè il navigatore, come vedete qua in alto, e poi c'è il paragrafo quando devo inserire dei testi, e poi soprattutto il discorso carattere. Spesso inserisco dei testi all'interno delle immagini, quindi utilizzo il carattere. Testi che però non sono la mia firma vi farò vedere dopo come la inserisco. Oggi sistemeremo queste 3-4 immagini per un tempo massimo di un'oretta, insomma, non voglio che sia una cosa troppo lunga, però sarà una cosa che si ripeterà. Quindi vi do già l'appuntamento per domani sera, sempre alle 18, dove vedremo di sistemare altre 3 o 4 immagini diverse, in maniera tale che magari possiate apprendere, guardando un po' la tecnica che io utilizzo, quello che è il mio sistema lavorativo, che non ha per niente la necessità o la pretesa di essere qualcosa di assoluto, eh? Cioè il mio modo di vedere le immagini, il mio modo di modificarle. È un sistema tutto sommato abbastanza, come si può dire, classico. Io non uso canali alfa, beta, cose che magari si diventa matti a ricordare. Io uso pochissimi parametri, quelli essenziali, do tantissima, diciamo così, attenzione non solo al soggetto, che sarebbe la prima cosa che uno avrebbe in mente di andare a modificare, ma anche allo sfondo, per me è fondamentale. E sono anche una persona abbastanza pignola, quindi andrò anche a levare le cosine più piccole che ci sono, perché secondo me una bella immagine fatta di tante piccole cose che vengono sistemate. Non solo due o tre cose macroscopiche, ma tanti piccoli dettagli che messi a posto l'un l'altro alla fine fanno sì che l'immagine sia valida. Ecco. Allora, mettiamo già sopra un'immagine, tanto per cominciare. Allora, abbiamo visto questa mattina la foto di questa guerriera particolarmente dotata che ho scattato l'estate scorsa, pardon, al Rimini Comics. È un evento che consiglio a tutti, secondo me forse anche più bello del Lucca Comics, perché ci sono tantissime persone, ma soprattutto perché c'è un clima estivo, quindi è tutto molto più, come si può dire, tutto più leggero. Anche i costumi, i vestiti sono già più estivi. Inverno al Lucca Comics c'è freddo, la gente tende a stare coperta, così invece il clima del mare, la possibilità di andare in spiaggia a scattare tutto quanto rendono il Rimini Comics qualcosa di particolare.
Questa è stata fatta nel retro del Grand Hotel, dove spesso si ritrovano i ragazzi, e la dépendance del Grand Hotel. E c'era questa guerriera qua, quindi vediamo un attimo cosa poter andare a fare a questa immagine, che comunque è già abbastanza buona, però vedo già delle cose che possono essere migliorate. Ecco. Intanto saluto Igor e saluto Alfonso, il mio fedelissimo dei workshop. Dicevo stamattina che di solito nei miei workshop, dopo 6 ore di post-produzione, scusate, dopo 6 ore di riprese, la gente non è che abbia molto più voglia di fare post-produzione, anche se in realtà ogni tanto tiro fuori il computer e vediamo di mettere a posto qualche immagine della giornata. Però chiaramente c'è chi abita lontano, deve tornare a casa, c'è chi è stanco, c'è chi magari non ha proprio la passione della post-produzione, però sappiate che tutto quello che vedete di mio su Facebook passa sempre per Photoshop, cioè è veramente difficile che io metta un'immagine naturale, perché voglio che le immagini siano perfette, non abbiano nessuna carenza, insomma, che non siano carenti di niente. Quindi niente, insomma, adesso procediamo. Allora, andiamo a vedere un po' st'immagine. Chiaramente per valutare bene un'immagine è giusto anche zoomare, nel senso che molte cose che, diciamo così, viste da piccole, diciamo viste da lontananza, non risulterebbero, tra virgolette, fastidiose, poi in realtà andando a zoomare magari si scoprono delle cose che possono essere messe a posto. Ecco. Vabbè, allora, qui intanto io utilizzo tantissimo lo strumento pennello correttivo al volo, che è questa sorta di cerotto che si vede, almeno a me sembra un cerotto, poi non lo so, che è utilissimo per mettere a posto tantissime cose. Diciamo che è uno strumento che uso quasi al 50% del tempo nel corso della mia post-produzione. Allora, qui andando a zoomare cominciamo a vedere che un po' la parrucca c'ha qualche difettuccio, quindi si può tranquillamente iniziare a operare andando a togliere queste sorte di sbavaturine bianche, ok? Stessa cosa anche la maschera, volendo, vedete qui che c'è tante piccole imperfezioni che possiamo andare a mettere a posto. E qui c'è una piega, magari evoluta, quindi adesso non stiamo ad accanirci troppo. La ragazza ha delle righe sul volto, fanno parte del costume, quindi queste vanno lasciate. I nei invece, volendo, li possiamo togliere. Io sono uno che tendenzialmente li leva, a meno che non siano talmente caratteristici, ma solitamente preferisco levarli tutti, ecco. Anche il viso pulito, vedete qua, queste sono le cose più brigose che possono capitare, ovvero sia i capelli. E quando poi finiscono qua sopra la superficie dell'occhio, sono brigosissimi da togliere, perché chiaramente l'occhio non ha una superficie uniforme, c'ha la pupilla, c'ha la parte bianca, c'ha le sopracciglia, quindi quando si va col pennello correttivo al volo diventa sempre un gran casino. In questo caso qua il capello, diciamo così, nell'occhio quasi non dà fastidio, dà molto più fastidio qua sul sopracciglio, ma fortunatamente è una superficie uniforme, onde per cui io andando ad adattare il pennello gli passo sopra così e vedete che a grandi linee il problema l'abbiamo già risolto. Ce ne sarebbe un pochettino anche qua, vediamo con vari colpettini di andare a sistemare la situazione, ok? Poi volendo abbiamo anche qualche altro capello qua, però ecco, a grandi linee siamo riusciti a sistemare gli occhi. Qui c'è ancora un pelettino, ok. Adesso qui è molto lontano, in realtà diciamo andando a mettere in dimensioni normali non si vedrebbero, però quando fate dei primi piani del viso, ecco che i capelli diventano qualcosa di abbastanza fastidioso da andare a sistemare. Ecco. E poi dopo procediamo. Allora, tenendo premuta la barra spaziatrice, abbiamo la manina che ci permette di scorrere lungo l'immagine, quindi senza doverla andare a cercare qua nella palette, noi con la barra spaziatrice, tenendo premuto il tasto sinistro, andiamo a scorrere lungo l'immagine e andiamo a togliere un po' tutte quelle che possono essere le imperfezioni del costume. Ok? Anche qua, guardate, c'è il rossetto che non è perfettamente uniforme, quindi andiamo a togliere anche un po' tutte queste piccole problematiche che ha per rendere la cosa più uniforme. Poi proseguiamo andando lungo il corpo umano, qualche altro neo. Ecco, qui c'è un problema abbastanza grosso, qui c'è una cicatrice, allora andiamo ad aumentare un po' il pennello. Ci sono due sistemi per levare
levare questo genere di problemi qui. Uno appunto è il pennello correttivo al volo, e qui si potrebbe usare tranquillamente. Molto utile, soprattutto per le pieghe nel collo, ma in questo caso non le stiamo trattando, è la toppa. Con la toppa io vado ad evidenziare la parte di problematica della pelle, dopodiché prendo e trascino la toppa in una parte di pelle che è simile, diciamo così, per quello che riguarda le tonalità. Cioè non vado a mettere la toppa qua, ma la vado a mettere qui, e tantomeno prendo i nei, altrimenti vedete che me li va a clonare. Quindi trascinandola fin qua e lasciandola, ecco che noi abbiamo pulito perfettamente la parte dove c'era questa cicatrice. Diversamente, se io avessi per esempio trascinato qui nella piega del gomito, vedete che sarebbe venuto fuori un artefatto che era assolutamente non degno, quindi andiamolo a spostare qui nel punto giusto. Poi, volendo, qui uno dopo può anche sbizzarrirsi, visto che questa ragazza c'ha abbastanza nei, a andare a sistemare tutti i nei. Adesso non stiamo a perdere un pomeriggio intero a sistemare i nei di questa ragazza qua. Magari zoomiamo un po' meno. Ok, continuiamo a scendere lungo la superficie del corpo. Il sedere mi sembra ok, vedete che fa un bel arco tondo, quindi direi che ci siamo. Qui c'è qualche leggera smagliaturina, la vediamo noi perché è zoomata, però credetemi che le donne fra di loro hanno un occhio veramente rapace, quindi non fate l'errore di pubblicare foto dove si vedono delle smagliature o qualche, come si può dire, qualche cunetta di ciccia o roba del genere, perché le donne sono tremende. E io mi sono fatto la mia gavetta a colpi di cazziatoni da modelle a cui non mi ero accorto che si vedeva un po' di ciccia, un po' di smagliature. Allora, qui c'è un'altra cosa. Ci sono le calze autoreggenti. Queste calze stringono, perché ovviamente devono tenere su l'elastico delle calze, stringe perché deve tenere sulla calza. Quindi cosa succede? Che si formano queste curve qua. Secondo me è migliorabile la cosa, nel senso che se noi andiamo a utilizzare il filtro fluidifica, possiamo mettere a posto queste piccole imperfezioni. Ripeto, parliamo di imperfezioni. Se vogliamo fare i pignoli, è giusto metterle a posto. Ecco, andando a zoomare un po' qua sopra, nella parte incriminata, poi andiamo a prendere il pennello e andiamo a prendere lo strumento Altera, che è questo qui. Adesso è importantissimo, fondamentale, fare la trovare il pennello giusto. Cioè io non posso andare a operare su una curva del genere con un pennello di queste dimensioni. Quindi qua a sinistra abbiamo le dimensioni pennello, andiamo a rimpicciolirlo. Ecco, ad esempio adesso è troppo piccolo, devo trovare una via di mezzo. Lo mettiamo tipo a 240 e poi dopo, tenendo premuto, andiamo a riportare in dentro la ciccia, vedete? Adesso la cosa è molto più uniforme, volendo si può dare un colpetto anche qua davanti. Allora, qui davanti uno sarebbe tentato a premere in questo modo qua, cioè a spostarsi in maniera orizzontale, invece è sbagliato. Perché? Perché abbiamo questa riga nera qua sopra che è obliqua. Se io vado a spostarlo in senso orizzontale, andrò anche a modificare questa riga grigia qua, e dopo si vede l'artefatto, cioè si vede che sono stati, è stato messo mano a questa immagine qua. Quindi io non devo fare questa cosa qua, perché vedete la riga grigia che si va a spostare? Io devo spingere all'interno seguendo la riga in questo modo qua, ok? Così la riga non viene distorta e non si vede che è stata fatta la post-produzione. Allora, intanto saluto anche Luchino Zarpellon che si è connesso, e anche Gianluca Noè, addirittura il mio parrucchiere di fiducia. E dicevo, fate attenzione a questa cosa qua, perché è molto facile, soprattutto agli inizi, che uno pensi solamente a mettere a posto, diciamo così, la curva della pelle, non si accorga che in realtà sta distorcendo anche il fondale. È sbagliatissimo, un errore da principianti, però può succedere. Una cosa che dico spesso ai miei workshop, e ve la ripeto anche qua,
La post-produzione va bene, cioè è fatta bene se la gente guardando l'immagine non ti dice ma qui ho usato il Photoshop. Perché se ti dice così vuol dire che avete calcato troppo la mano e di conseguenza secondo me non avete fatto un buon lavoro, perché un buon Photoshop lo si ottiene tentando di mantenere la foto il più naturale possibile. Se calcate troppo la mano, assume quel non so che di artificiale, la gente lo nota e voi non avete fatto un buon lavoro, secondo me. Quindi andate col Photoshop sempre con i guanti di velluto, non calcate troppo la mano, se no si scopre il trucco, ecco. È arrivato anche Fabrizio, benvenuto anche a Fabrizio. Mi raccomando, se avete delle domande fatele, anzi adesso io ho fatto anche la schermata apposta per poter rispondere anche alle vostre domande, quindi se volete chiedere qualcosa procedete pure. Allora, c'è anche Matteo online, però è in chat. Aspetta, vieni in diretta. Matteo Ranuzzini, che è un altro che viene spesso ai miei workshop. Allora, torniamo a noi, torniamo alla nostra immagine. E torniamo qui. Vediamo se riesco a mettere anche un po' di musica di sottofondo, che è una cosa che stamattina non mi è riuscita. Oh, finalmente ci sono riuscito. Allora, qui abbiamo un capello, vedete che va a finire sulle calze. Questo si nota parecchio, quindi bisogna purtroppo che andiamo ad agire. Allora, siamo ancora nell'area fluidifica, quindi abbiamo sistemato, diciamo così, l'attaccatura delle calze, quindi possiamo tornare al nostro Photoshop normale, ecco che ci fa vedere, guardate la differenza, vedete? Sono dettagli, però ripeto, tanti piccoli dettagli che messi assieme fanno la differenza. Soprattutto le donne a queste cose qua ci guardano, c'è proprio l'occhio clinico che va proprio a cadere nei loro punti deboli, quindi vedete un po' di stare attenti a questa cosa. Allora, dobbiamo mettere a posto questo filo qua. Ci sarebbe un altro sistema che io adesso non utilizzerei, però ve lo faccio vedere, che è quello di selezionare l'area e di usare. Non sempre funziona, però quando va è un grande aiuto, nel senso che vi risparmia un sacco di lavoro. Premendo maiuscolo F5 abbiamo la funzione riempi. Tenete i parametri default in base al contenuto, opacità 100%, metodo normale e fate ok. Fatevi il segno della croce. È un algoritmo che vede cosa c'è attorno alla zona selezionata e vede di replicare il contenuto attorno alla zona selezionata e lo va a inserire all'interno. Vediamo se funziona bene. Attenzione, ha funzionato abbastanza bene, nel senso che qua vedete ha pulito benissimo. Qui invece ha creato un po' un artefatto, quindi dovremmo andare noi a intervenire. Allora, procediamo col mio strumento indispensabile, che è il pennello correttivo al volo. Vedete come lavora bene. Insistendo magari più volte, perché non è detto che faccia subito un ottimo lavoro. E vedete che a grandi linee abbiamo ricreato la trama delle calze. Poi lo rimpiccioliamo un po'. Allora, utilizzando i tasti O accentato e A accentato, possiamo aumentare o diminuire le dimensioni del pennello, anche qua senza premere il tasto destro, andare a girare così. Premendo questi due tasti qui riusciamo a velocemente modificare le dimensioni del pennello. Allora, qui va tutto abbastanza bene, bisogna stare attenti adesso qui nel punto di transizione colore che potrebbero crearsi dei casini. Vediamo un po'. Vedete che qui fa fatica perché l'algoritmo non capisce bene che cosa c'è attorno e non sa bene quali colori utilizzare. Quindi finché la superficie, diciamo, di contorno è uniforme, ci muoviamo bene. Quando iniziamo ad andare nei punti vicino al limite, vedete che ha portato del grigio qua sopra, perché l'algoritmo, bene o male, non sa come muoversi. Allora a questo punto qui il pennello correttivo al volo non fa più la sua funzione, diciamo così, per cui è stato concepito.
E a questo punto possiamo passare anche al classico timbro clone. Timbro clone che possiamo ottenere comunque con una percentuale di opacità e di flusso abbastanza alte. 78-87 vanno molto bene. Poi col tasto Alt andiamo a selezionare la zona che vogliamo clonare. Attenzione, io non vado a prendere. Io devo sistemare questa sbavatura di calza qua, vedete? Io non vado a prendere il timbro clone qua dove la calza è più chiara, perché devo andare a clonare una parte scura, vedete? Se addirittura voglio fare una cosa perfetta utilizzando magari una riga fatta bene, vado a prendere il lazzo poligonale e vado a fare una selezione. Quindi clicco qua, clicco qui, clicco qui, clicco qui. Ok, prendo una parte della calza, poi mi allargo e arrivo qua a chiudere. A questo punto io ho un'area ben delimitata su cui far lavorare il mio timbro clone, così evito di andare a sbavare nella parte grigia. Io devo andare a riempire questa zona qua con del nero e quindi non voglio andare a finire a sbavare nella parte grigia. Però bisogna stare attenti perché questa qui non è un'immagine molto incisa, molto definita, anche perché è molto zoomata. Allora, se ottenessi la selezione così com'è, quando vado a passare qua sopra col timbro clone, otterrei una linea di demarcazione tra la parte nera e la parte grigia talmente netta che si capirebbe l'artefatto. Premendo maiuscolo F6, se la memoria non mi inganna, esatto, ho sfuma selezione, che lo trovate anche qua nel menu in alto, no? Selezione, dovrebbe esserci sfuma. Dovrebbe essere qua, modifica poi sfuma. Adesso ovviamente è spento perché ho già aperto questa finestra. Vediamo un po'. Allora, raggio di sfumatura. Ecco, questo qui è il raggio in cui avviene la sfumatura. Più il raggio è grande e più la sfumatura diventa diffusa. Più il raggio è piccolo e più il contorno della linea è netto e demarcato. Allora, non c'è una regola qua, dipende sempre dalla situazione. La mia esperienza mi fa dire che qui mettendo un raggio di 4, facciamo anche 5, dovrebbe adattarsi bene a questa situazione. Adesso si fa la prova e poi vediamo. Vado a prendere il timbro clone, quindi prendo la zona scura della stessa grado di nero della parte che vogliamo andare a clonare. Premo il tasto destro e poi vado sopra, mi fa già vedere, vedete che fa vedere un'anteprima del nero che andrà a coprire, quindi tenendo premuto io vado a coprire la zona, vedete abbiamo pulito perfettamente. Adesso andiamo a vedere, togliendo la selezione, se la linea di demarcazione è sfumata come tutto il resto della gamba. Quindi vado a togliere la selezione, vedete è venuta perfetta, nel senso che il raggio di sfumatura è un po' uguale a tutto il resto della circonferenza della calza. Quindi abbiamo fatto un lavoro, diciamo così, perfetto e non si nota che è stato tolto una parte grigia oppure tolti i capelli. Poi adesso c'è da sistemare questa zona qua, che comunque è critica. Vedo anche del viola qui che non capisco bene, forse è una sfumatura del costume. Andiamo a zoomare un po' di più. Io adesso chiaramente entro molto nei dettagli. E magari non ce ne sarebbe neanche bisogno, però in questo modo con cui imparate a usare gli strumenti, dopo magari vi possono servire in situazioni che sono molto più evidenti rispetto a questa qua. Allora, se io voglio fare un lavoro fatto bene qui, la cosa più furba è partire sempre col timbro clone, col pennello a metà della calza, in maniera tale che io dopo non ho problemi. Se lo prendessi, diciamo così, da qua dal centro, dopo dovrei stare attento quando salgo a non andare a sbavare nella parte nera. Se io invece parto già, diciamo, a metà della riga e prendo come misura questa parte qua, io dopo semplicemente, sempre rimettendomi all'altezza della fine della calza, prendo e vado semplicemente giù a spargere. Ecco. Vedete però che comunque non va bene perché l'abbiamo preso molto distante e il grigio che siamo andati a mettere è più chiaro rispetto al nero che c'era qua. Quindi torniamo indietro e vediamo di. Vedete la differenza? Cioè siamo andati a mettere un grigio molto
troppo chiaro. Allora, di solito per ovviare a questi problemi qui si tenta di stare il più possibile vicini alla zona da sistemare, proprio perché c'è una sfumatura di grigio che parte da una parte molto chiara che è qui e diventa sempre più scura qua. Allora, se io chiaramente andassi addirittura a prendere il timbro clone a questa altezza qua e lo andassi a spalmare qua, diventerebbe clamorosamente chiaro. Non sembra, ma è così. Ci se ne accorge solo lavorandoci sopra, quindi io l'unico modo per fare, diciamo così, una correzione col timbro clone e che si veda il meno possibile è quello di stare il più possibile vicino al punto dove devo andare a clonare, in maniera tale che, vedete, il grigio è molto più coprente, cioè molto più uniforme. Vedete che siamo riusciti a pulire la zona senza correre. Senza fare delle bande di grigio chiaro, ecco, che potrebbero essere viste da un osservatore. Quindi vedete, abbiamo pulito i capelli anche da questo punto di vista qua. Stessa cosa dall'altra parte, sempre molto una certa. Partiamo anche qua dalla riga nera, è il punto più furbo per partire, e ci spostiamo verso l'interno, in maniera tale che non abbiamo da ricostruire la riga, ok? E anche qua abbiamo sistemato. Adesso sono venuti un po' questi artefatti qui, li andiamo a togliere in questo modo qua. Ok, vogliamo dare una pulitina anche qua, giusto per scrupolo? Perfetto. A questo punto vedete che il cappello è completamente sparito, la coscia è stata messa a posto, il viso è ok, è perfetto. Vogliamo togliere un po' di occhiaia. Allora, qui, vedete, c'è questa parte qui. Un po' grigio scura, che per carità è una zona naturale, va benissimo, però non è che ci piace particolarmente. Quindi possiamo andare a dare una pulita anche qua. Allora, qui io uso il timbro clone, però leggerissimo, cioè flusso 87 è tantissimo, bisogna andare su 17, 20, una cosa così. Stessa cosa per l'opacità, andiamo intorno a 20. Poi dobbiamo andare a prendere, clonare una zona che sia, diciamo così, il più possibile uniforme, cioè io non posso andare a prendere questa zona qua per andare a pulire questo. Noi adesso vogliamo pulire questo. Io prendo questa zona qua, mi viene un nero, vado a clonare un nero, vado a peggiorare la situazione anziché migliorarla. Quindi dovrò andarne a prendere un po' da qui e metterla qua sopra, e magari un po' da qua e spargerla qua sopra, in maniera tale da togliere questa riga qua. Questo è un intervento di beauty che si utilizza particolarmente per quel genere di foto lì, però nulla toglie che noi lo possiamo applicare anche a questo genere di immagini. Allora, il pennello sempre sfumato, durezza minima. Più il pennello è duro, più fa delle linee marcate, più il contorno è definito. Meno il pennello è duro e più è soft ai lati e quindi si nota meno l'intervento. Allora vado a clonare qui, mi sposto. E lentamente, perché il timbro clone sta lavorando con delle percentuali di opacità e di flusso molto basse, vedete, vado a togliere il nero, ok? Andiamo a clonare qui e togliamo un po' questo. Guardate come gli abbiamo pulito la piega dell'occhio. Ok? Ve lo faccio rivedere da prima. Qui. Vedete la differenza? Andandoci molto lentamente, abbiamo sistemato la cosa. Scusate, mi era arrivato un aggiornamento di Windows e non capivo perché non riuscivo più a tornare indietro. Quindi, così è dopo l'intervento e così è prima dell'intervento. Ok? Bon, fatto questo, andiamo a vedere qualche altra criticità dell'immagine. Allora, in teoria volevo fare i pignoli, ma adesso non lo faccio perché non voglio rimanere troppo su questa foto. Tutto questo ciuffo di capelli scombinati non è il massimo secondo me, però non sto adesso a sistemarlo se no diventiamo matti. Però sappiate che
Per me una buona immagine dovrebbe avere anche un certo grado di pulizia qua. Magari senza andare troppo nel pignolo, vediamo di dargli comunque una sistemata ma veloce. Allora, come faccio qua per pulire questa zona qua? Semplicemente estendo la parte nera che è qua sopra, la estendo fin qua. Vedo anche qui di fare una sorta di sfumatura che finisce nei capelli. Allora, prendo sempre il timbroclone. Stavolta però gli do più incisività, quindi lo metto tipo 83 da una parte e 80 dall'altra. Vado a ingrandire il pennello con il tasto A accentato. Ok. Parto da qui, scendo mantenendo la linea della finestra e poi da qua inizio a lavorare, vedete? In questo modo io spostandomi a destra e a sinistra non vado a cambiare la linea della finestra, quindi posso anche abbondare che non succede niente, vedete? Ogni tanto attaccate e staccate col mouse perché se fate un intervento di clonazione troppo esteso, poi a un certo punto vi scappa la mano e vi sbagliate, dopo se ritornate indietro avete di nuovo tutti i capelli da risistemare, quindi allora è plausibile che se io adesso vado a clonare qui magari non ci sia la stessa zona, invece no, è rimasta, va perfetto, guardate. Se no avrei ripreso la clonazione da questo punto qua. Quindi così facendo abbiamo sistemato i capelli. È chiaro che se uno arriva lì con lentino vede che c'è una certa, come si può dire, che c'è stato un intervento, però diciamo che piuttosto che lasciare tutto il ciuffo di capelli così alla rinfusa, questa è sicuramente una sistemazione valida, vedete? Perché poi quando andate a vederla in dimensioni naturali non si vede più questa cosa qua. Poi qui c'è un altro bel problemino che non è riferito al soggetto ma allo sfondo. C'è una signorina qua che si sta mettendo a posto, sta prendendo le robe nella sua borsetta. Questo è un discreto casino perché un po' la sua attrezzatura, diciamo la roba di questa ragazza qui, va a finire sulla spalla della ragazza. Poi abbiamo due diversi tipi di sfondo. C'abbiamo il pavimento, abbiamo il muro che non è per niente uniforme, né nelle forme e neanche nei colori. Quindi l'intervento qui non è facilissimo. Però anche qua io uso qualche trucchettino che non è proprio sbagliatissimo. A parte il solito tentativo con lo riempi, che in teoria dovreste trovarlo anche da qualche parte qua, vediamo un po' se lo trovo, riempi, eccolo qua, riempi, maiuscolo F5, quello che avevo fatto vedere prima. Un saluto anche a Luca Guidetti che si è connesso. Allora, prima vado a selezionare la zona con il lato, quello diciamo classico. Andiamo a prendere sta ragazza qua, gli facciamo un contorno. E prendiamo questa zona qua, non mi spingo oltre sopra la spada perché sono sicuro che dopo mi distruggerebbe la spada. Vediamo se questo lazzo poligonale, se questo strumento riempi, mi fa un buon lavoro. Mi sono accorto che ho lasciato fuori questa parte qua, che in teoria potrebbe essere presa dentro. Premendo il maiuscolo viene fuori il più nel lazzo, allargo e vado a inserire anche quella zona lì entrando dentro la selezione, mollo e guardate che la selezione automaticamente si va a ingrandire. Adesso facciamoci come sempre il segno della croce, maiuscolo F5, quindi funzione riempi e facciamola andare e vediamo se non fa disastri. Ecco, guardate che lavoro che ha fatto. Allora, mi ha completamente eliminato la ragazza in maniera molto uniforme e invece sotto all'altezza del pavimento, la valigia, le sue borsette così, non sono venute proprio via perfettamente, però ci ha già liberato da una certa parte di lavoro, ecco. Quindi direi che la scelta è stata buona, il fatto di utilizzarla è stata buona, vedete? Ha eliminato completamente la ragazza. Allora, adesso qui la faccenda diventa un po' complessa perché abbiamo due tipi di pavimentazione diverse, un pavimento e un muro, e dobbiamo cercare di andare a ricreare lo stesso pattern, altrimenti la gente si accorgerebbe che abbiamo fatto del Photoshop. Qui c'erano anche dei raggi di sole naturale, vedete, che andavano a finirli contro, io li levo così, per diciamo così un
una mia, ok, per una mia, come si può dire, mania di perfezione, ecco. Ok, quindi il muro adesso praticamente è quasi perfetto. Dobbiamo andare a lavorare qua sotto. Allora, cosa possiamo fare qua? Bisogna cercare di capire com'è l'andamento del muro. Io cosa farei? Prendo un lazzo poligonale, parto da qui e vado su, cercando di mantenere il contorno della soglia della porta. In questo modo io so che il muro originale sarebbe andato su in questo modo qua. Così facendo, chiudiamo il lazzo. Io so già che tutta questa parte qui all'interno deve essere color terreno. Anche qui il solito discorso, vedete che la differenza tra la soglia, diciamo, la parte bianca e la parte grigia è molto sfumata. Quindi in questo caso, andando a prendere il famoso selezione modifica sfuma, che era quel maiuscolo F6 che avevo messo prima per la calza, io non utilizzerò un raggio di sfumatura 5 perché qui la sfumatura è molto più estesa. Io qui metterò anche un 10. Dando l'ok, questa riga qua diventa sfumata di 10, cioè non lo fa vedere graficamente, però c'è questo genere di sfumatura qua. Quando adesso vado a lavorare mi terrà tutto abbastanza sfumato. Qui l'unico modo per andare ad agire è quello di usare il timbro clone. Quindi timbro clone qui va benissimo, 80-83, quindi abbastanza spinto. Possiamo utilizzare anche un pennello abbastanza grande, perché qui la superficie da clonare non è piccolina. E poi si parte e si va su, pian piano. Ok, vado anche sopra il muro perché io so che lì in teoria ci doveva essere il terreno. Vedete che la sfiga del timbro clone è che continua a clonare anche tutte queste sorte di onde che vedete qua. Quindi dopo vi farò vedere che bisognerà intervenire anche per togliere quell'effetto onda, chiamiamolo così, effetto onda, che magari una persona normale non lo nota, però uno che traffica con la post-produzione capisce che lì è stato usato un timbro clone, ok? Quindi, a grandi linee, la superficie è stata pulita. Però vedete che ci sono tutti questi chiaroscuri qui. Allora, qui adesso il sistema che uso io è di andare a prendere un po' qualche punto qui, andarla a camuffare qua in mezzo, andando sempre a prendere delle zone diverse, vedete? In maniera tale che si va a togliere quell'onda che sapeva molto proprio di effetto timbro, di clonazione. Vedete che adesso è già molto meno uniforme il pattern e quindi è già più credibile come terreno, ecco. Poi anche qua uno ci può stare tre quarti d'ora e fa un lavoro perfetto, però così insomma va abbastanza bene. È tutto sommato ancora abbastanza uniforme qui, però insomma non è malvagio. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo andare a sistemare questa parte qua. Allora, io la selezione l'ho già fatta, faccio selezione inversa a questo punto. Eccola qua, selezione inversa e inizio a lavorare da sopra verso sotto. Allora, posso usare sempre il timbro clone, in questo caso lo consiglio perché comunque il muro non è così uniforme come potrebbe sembrare. Cioè, ve lo dico io da occhio clinico che, e potendolo anche vedere per bene dal mio Photoshop, il muro non è uniforme, quindi se prendessi un pennello di quel colore lì non farei un buon lavoro. Allora, tutta questa parte qua in basso, bene o male, l'abbiamo pulita. Adesso dobbiamo andare a pulire qua. Qui iniziano veramente le cose un po' più complesse. Sistemiamo ancora un attimo qua vicino alla spada, sempre col clone, però stavolta diminuiamo la punta. Andiamo più vicino qua, vedete? Ole.
E qui possiamo entrare in questo modo qui. Dobbiamo sempre sperare che la superficie del muro sia uniforme, cosa che non è assolutamente detta. Potrebbe vedersi lo stacco tra questo punto qua e questo. Devo fare due passate perché il timbro clone ce l'ho all'80%, quindi non è che mi sta facendo una clonazione totale, ma lascia sempre un pelettino di sfondo sotto. Qui siamo anche stati fortunati perché vedete che il muro è rimasto abbastanza uniforme, nel senso che io quando vado qui a clonare non vedo molta differenza tra i due grigi, quindi non si vede che è stata fatta un'opera di post-produzione. Poteva finire che questo muro qua magari fosse più in ombra e quindi fosse più scuro, e quando io arrivavo a spalmare il grigio, a un certo punto mi trovavo due tonalità di grigio diverse, una chiara che è quello che sto dando io e quella del muro in quel punto lì che poteva essere di un grigio più scuro. Quindi sarei rimasto, tra virgolette, avrei dovuto utilizzare un altro sistema per andare a sistemare la situazione. Ok, direi che a grandi linee, vedete comunque che c'è una differenza di grigio qua nel muro, però noi andiamo a coprire tutto, ci togliamo, diciamo così, il problema alla radice. Ok, rimane ancora un po' qua del verde. Sempre per via della sfumatura. Andiamo a sistemarlo velocemente, aumentando il timbro e rinvertendo di nuovo la selezione. Ok. Perfetto. A questo punto dovremmo esserci. Proviamo a togliere la selezione, vediamo cosa è venuto fuori. Allora, qua. Ok, vedete che la riga bene o male non è bella incisa e definita e quindi va abbastanza bene. È molto importante sempre anche zoomare e controzoomare. Rimane comunque, pur essendo poco incisa, rimane comunque molto più incisa di questa zona qua. Quindi cosa facciamo? Possiamo andare qua sopra, ad esempio, con lo strumento sfuma. Troviamo qui, sfuoca, scusate, dov'è? Qua. Sfuoca al 100%, col pennello andiamo qua e iniziamo a spingere in modo tale che forziamo la sfocatura, ok? Poi, se vedete, qui c'è ancora rimasta una zona, qui dove sto andando, una zona un po' più scura, si vede una linea di demarcazione. Allora, riprendiamo un attimo il timbro clone, ci piazziamo tipo qua. Ricloniamo e poi andiamo qua sotto a sistemare per togliere quella parte scura lì, vedete? In questo modo qui abbiamo pulito perfettamente. Olè, anche qua che c'è rimasto un artefatto, perfetto. Diamo un altro colpetto con lo sfuoca, pardon. Adesso andiamo a vedere il risultato. Ok, vedete che è già molto più credibile. Potremmo sfumarlo ancora di più. Se volessimo sfumarlo ancora di più, si potrebbe fare un esperimento di andare a selezionare l'area. Facciamo una prova in diretta, eh? Una cosa del genere. Tac, 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 tac. Poi c'è un filtro che si chiama controllo sfocatura. Eccolo qua. Guardate, vedete la differenza? Io qui, muovendo questo parametro qua, vado a modificare la sfocatura. Così è molto più accentuata rispetto a quella che avevamo prima, ok? Se io gli do l'ok e levo via il coso, forse adesso la situazione, aiuto, la situazione dovrebbe essere perfetta. Vedete che adesso è ancora più sfumato rispetto a prima, c'è rimasta la zona vecchia che era questa qui, che io vado ad eliminare sempre col timbro clone. Track.
Vedete, adesso l'abbiamo fatto molto più sfumata di prima e quindi è praticamente diventato molto molto più credibile. Diciamo così, uno potrebbe star lì adesso per dire andare a clonare il pattern del pavimento, però non lo stiamo a fare per questioni di tempo, però volendo uno cosa fa qua? Prende il timbro clone, si piazza qui, allarga un po'. Va circa questa altezza qua, track, rifà una prima linea del pavimento. Ok? Poi, sempre prendendo questo, mi metto qui, track, tiro un'altra linea del pavimento. E stare attenti, però è già più chiaro, quindi ci potrebbero essere dei rischi. Poi vado qui, allungo, vedete? Quindi do sempre più credibilità alla pavimentazione. Ok, a questo punto andate un po' a pensare che lì sia stato fatto il Photoshop, insomma ci vuole un po' di... bisogna essere proprio maliziosi, perché a questo punto abbiamo anche ricreato la pavimentazione, c'ha delle righe un po' chiare attorno, gliele andiamo a levare sempre col nostro timbro. Purtroppo nel Photoshop, purtroppo per fortuna, non è che... sapendo quello che fa ciascuno strumento, uno è anche poi capace di usare il Photoshop, ecco. Perché bisogna avere anche un senso un po' delle cose, soprattutto per quanto riguarda, non dico solo la pavimentazione così, ma anche il corpo femminile. Se uno non ha bene in testa cosa sono le linee del corpo, poi è difficile che riesca a intervenire, vedete? Abbiamo completamente levato la ragazza. E mi sembra che l'intervento sia riuscito anche abbastanza bene. Dov'era? Qui. Ah, non mi rimangono neanche abbastanza strati in memoria per tornare indietro. Dovrò aumentare la prossima volta. Quindi a questo punto abbiamo pulito perfettamente qua. Allora, cosa facciamo adesso? A grandi linee abbiamo corretto un po' di difetti. Io firmo tutte le mie foto, le firmo tutte perché per me è un modo per pubblicizzarmi e perché una volta i pittori firmavano i quadri, li firmano anche adesso e quindi io non vedo perché come fotografo non debba firmare il mio quadro. Quindi ho all'interno dei miei file un file che si chiama Copyright Generale, PSD, che è questo qui. Ci sono vari livelli con vari tipi di firme. Allora c'è la firma grande bianca, la firma grande nera e poi le firme per i copyright. Questa è una cosa che magari vi farò vedere nei prossimi giorni, quella del copyright, perché è un po' più complessa come cosa. Allora, ne ho fatto una bianca e una nera perché chiaramente se io vado a mettere una firma nera, oppure in questo caso qua una firma bianca su uno sfondo bianco, chi la legge? Allora, sapendo che io andrò a mettere la firma più o meno in questa zona qua, che mi sembra quella che disturba meno dell'immagine, io andrò a prendere la versione della mia firma, quella nera, che è questa qua. Dopodiché la trascino, la sposto sulla mia immagine e la mollo. Ecco la firma. Poi posso scegliere in base all'opacità se farla più o meno evidente. Vedete? Qui abbassando l'opacità diventa quasi impercettibile. Do un livello che la renda leggibile, ma che non sia troppo, neanche troppo evidente, insomma. La metto lì perché comunque la gente alla fine va a vedere anche il culo della ragazza, quindi vedrà anche la mia immagine, ecco, vedrà anche la mia firma, non sto scherzando. È un punto dove si, diciamo così, ci sta bene. Potrei addirittura spostarla qua nella parte bianca, ma dopo va troppo negli angoli. Allora, poi cosa succede? Che queste ragazze qua la prendono e la vanno a mettere su Instagram, no? Io vedo alcuni fotografi che mettono la firma in basso e la mettevo anch'io. Poi, quando Instagram, quella gran genialata di programma, ti taglia via il 20% di foto verticali, una porzione del 20% della foto verticale, ecco che la tua firma va a farsi benedire. Quindi la devo mettere più in alto. Cioè, fosse per me, io la metterei qua tranquillamente se avessi la certezza che nessuno va a fare dei tagli. Purtroppo non è così e quindi mi vedo costretto ad alzarla. La metto qua, va bene, la salvo.
Intanto è entrato anche Pino Ridolfi, grande Pino, la salvo. È un JPEG questo, quindi lo salvo in JPEG. Metto la dicitura MB, che sta a dire che l'ho modificata. Cerco il formato JPEG, la metto sul desktop. E quando salvo io tengo il cursore qua, più o meno. Qualità 9, quindi abbastanza alta. Mi regolo comunque con la scritta file grande. Lo metto prima dell'F del file grande. E salvo. E quindi l'immagine è andata. Spesso la vado anche a riguardare una volta fatta, perché vederla qui in un contesto con tutti questi pennelli, questi strumenti, non mi sfagiola molto. Allora ho il mio Irfan View, che è il mio visualizzatore di immagini, che me la fa veramente vedere a schermo intero. E da qui magari guardandola mi accorgo che magari potrei farci anche qualche altro piccolo intervento. Scusate la tosse e il raffreddore, ma sono veramente nel momento di picco allergico. Fatemi passare questi 10 giorni e sarò un altro uomo. Mi viene voglia di aumentare la saturazione dei capelli, perché lei ha questa particolare chioma intinta col vestito e secondo me se metto un po' più di capelli blu la foto guadagna in impatto visivo. Allora cosa faccio? Io uso sempre i livelli, cioè io potrei aumentare la saturazione andando qui nel menu immagini, metodo, regolazioni, e c'è vividezza, tonalità e saturazione. Però è una cosa che ti spalma su tutta l'immagine. Se invece voi aumentate un livello qua, trovate le stesse funzioni, vedete, vividezza, tonalità e saturazione, e ve le mette su un livello. A questo punto io vado a cercare il livello del blu, che è qua, e gli do una pompatina. Tac. Guardate come sono più blu i capelli adesso. Dopo vedete voi, va a vostro soggetto. Soggettivamente, vedete voi quanto aumentarlo. Secondo me così può andare bene, senza esagerare chiaramente. E dopo cosa succede? Che io questo qui ce l'ho in un livello separato. Quindi se mi dovessi pentire, semplicemente levo, scusate, semplicemente levo il livello del blu e l'immagine mi torna come prima. Se invece io lo andavo ad aggiungere qui in immagine, regolazioni, tonalità e saturazione, a quel punto mi diventava uno strato della storia e non sarei più riuscito a tornare indietro. Cioè, sarei potuto tornare indietro tramite la storia, ma avrei perso tutte le modifiche successive. Poi magari potremmo contrastarlo un po', luminosità e contrasto. Vediamo un po' di contrasto per aumentare sempre questo blu molto acceso che la ragazza ha. Quindi mettiamo un 11 di contrasto, mi raccomando, andate sempre piano con queste cose qui, anche la luminosità, volendola possiamo aumentare un pelettino, ma questo per farvi capire che vedete che se poi mi pento, cambio idea oppure voglio usare un altro sistema per modificare le cose, io semplicemente vado a spegnere questi livelli e l'immagine mi ritorna come prima. Ok, fatto questo, direi che ci siamo. Magari posso fare la pelle ancora più bianca. In questo caso sappiate che la pelle è fatta di due tonalità principali, che sono il rosso e il giallo. Allora, io un altro giochino che utilizzo tantissimo è correzione colore selettiva. Eccolo qua, il canale del rosso. Se io vado a togliere del nero dal canale del rosso, la pelle mi si sbianca in una maniera incredibile. Adesso chiaramente non lo si riesce a vedere bene perché, però ecco, guardate se metto i cose agli estremi, vedete qui è il nero massimo e qui è il nero minimo, vedete la differenza? Se io voglio fare una tizia con la pelle veramente bianca, chiaramente sposterò il cursore verso sinistra. Quindi il nero dentro il canale del rosso, poi vado a cercare il giallo e anche in questo caso lo sposto, anche se il giallo in realtà incide molto meno sulla pelle, il canale del rosso è quello che incide maggiormente. Quindi io lo sposto a sinistra ed ecco qua una bellissima mozzarella che mi va bene, nel senso che era quello che volevo fare ed ho fatto. Fatto questo, direi che l'immagine può già andare bene, nel senso non andiamo a fare altre cose, se no
Stiamo troppo tempo su un'immagine. Ne ho preparate altre tre, magari ne facciamo solo una perché ho visto che stiamo andando avanti per bene col tempo. Ditemi voi quale preferite. Questa intanto la salvo. Scusate un attimo, che così la vedrete pubblicata nei prossimi giorni. MB, la vado a sovrascrivere a quella che avevo salvato in precedenza. Ok. Allora, abbiamo. Lei che è la Victoria, scrivetemelo qua in chat così facciamo anche un minimo di interazione visto che vi vedo molto molto timidi. C'è la Victoria con la Valentina di Crepas di sfondo, oppure posso sistemare questa, che è la Jasmine, oppure la Margot che è stata protagonista del workshop edizione numero 16. Ditemi voi quale volete che sistemi. Così mi metto a lavorare. Vediamo un po'. Tutti timidi oggi. Allora, che visualizzatore usi? Intanto mi chiede Mario Romano e anche Alex Zanon. Si chiama Irfan View. Ve lo scrivo in risposta. Irfan View. È un progettino open source bellissimo che ormai seguo da quasi una ventina d'anni e puntualmente ha 3-4 aggiornamenti all'anno, quindi è veramente completo, leggero, veloce, con un fracasso di plugin che possono far sì che si vedano tutti i tipi di immagine. E anche parecchi file video. Irfan View, cioè faccio vedere un attimo. Simbolo è una specie di mostriciattolo, rosso. Eccolo qua, aspetta che ve lo faccio vedere. Track. Questo mostriciattolo qua. Aiuto, informazioni su Irfan View. Questo qui è un bosniaco che inizia a fare questo software. Tra l'altro, disponibilissimo. 2 mesi fa avevo un problema, gli ho mandato un'email, ma ha risposto in 24 ore. E ripeto, tutto open source. E io lo trovo veramente valido. L'ho sposato 20 anni fa e tuttora continuo a usarlo con grossa soddisfazione. Lo uso anche tanto per fare le operazioni di batch, che sarebbero quelle, lo faccio vedere nel menu. File, converti il nome in serie, in inglese batch conversion. Qui puoi rinominare in serie le foto oppure fare delle conversioni, sia per quello che riguarda il formato che la compressione JPEG. Poi se uno va in avanzate, ciao, vedete, può ridimensionare, può cambiare nitidezza, luminosità, contrasto, tutto in serie in base a un gruppo di immagini che gli sono state date in pasto, rifletto orizzontale, verticale. Puoi anche mettere la firma, anche se è un po' un sistema un po' grezzino questo qua. Io uso Photoshop, è molto più sofisticato, ve lo farò vedere magari nei prossimi giorni, ma quello di Photoshop c'è un po' da impazzirci sopra. Quindi vediamo un po' il sondaggio. Allora, la penultima era la Jasmine, dice Matteo. Allora, il dispositivo verrà riavviato. Ho capito, proprio adesso mi rompo i maroni con gli aggiornamenti. Allora, vediamo. Matteo dice la Jasmine, Igor Margot, Alex Margot, Fabrizio la Victoria, Marcello la Victoria, Margot. Pino dice Margot, ora mi sa che sono tre che vogliono Margot, quindi facciamo lei. Allora, io non so se possono fare anche dei video di nudo qui su Facebook, ditemi voi un attimo che non la so di questa cosa qua, perché magari posso anche mettere a posto qualche foto di nudo. Sapete cosa è successo? Devo iniziare prima a fare queste dirette qua. Beh, vado a pubblicare una foto della Margot nuda, però gli avevo
sfumato i seni, li avevo censurati. Cosa succede? Il bot di Facebook me la rileva come foto di nudo. Ho detto, vabbè, dai, siamo alle solite, è un robot, non capisce un cazzo. Allora, dopo ti chiede di fare ricorso, dice, sei soddisfatto dell'azione che abbiamo intrapreso nei tuoi confronti? Ho scritto no, voglio che un umano si accorga che la mia foto ha il seno sfumato e quindi che non sono andato contro il regolamento. Ecco cosa ho scritto? Mi dispiace, ma a causa Covid-19 i nostri operatori umani sono tutti a casa e quindi ti tieni il ban per 3 giorni perché non possiamo guardarla in maniera umana. Dico alla faccia dell'home working, lì, dello smart working, porca miseria. Se c'è una cosa che possono fare quelli di Facebook è di lavorare a casa. No, invece l'azienda americana, tecnologica e tutto, cosa fa? Manda i dipendenti a casa e non li fa lavorare da casa per andare a moderare delle immagini. Vada, no comment. Non rischiare, ti bloccano il profilo, dice Fabrizio. Però mi rivedo la diretta stasera. Perché c'è molto contrasto di luce. Io Marco devo lasciare. Ok, Alex, stasera la puoi guardare senza problemi. Allora, Margot è la più difficile. Dai, andiamo avanti con Margot. Facciamo questa, poi dopo vi lascio andare a mangiare. Allora, dove sei, Margot? Dove sei? Qua. Però secondo me Fabrizio con i bot non riescono ad analizzare i video. Oppure prendo una foto di Margot che si vede solo il sedere, che quello lì di solito lo fanno passare. Ok, allora, se l'allergia mi lascia scampo, questa è un'immagine che comunque è già molto valida secondo me, nel senso che non ci vedo grandissime cose da sistemare. È un controluce, c'è cioè questa tenda che diffonde un casino la luce nella stanza, quindi lei tutto sommato è venuta bene, ha qualche brufolino, una taglia in più di tette da tirargli su, che allora sappiate che se dite una ragazza vi va bene se tiro su una taglia di seno? Sì, ma mai visto una ragazza che mi ha detto di no quando le dicevo che le tiravo su una taglia di seno? Una si può tirare su senza problemi, due bisogna essere bravi, tre rischiate che la gente vi sgami che avete lavorato col Photoshop, quindi non esagerate con questa cosa qua. Allora, quali criticità vedo io in questo video? Un po' anche lo sfondo. Qui c'è un po' di cose da pulire, interruttori, cose così che danno un po' fastidio. Partiamo dallo sfondo, va, così dopo ci concentriamo sulla ragazza. Andiamo a mettere a posto qua zona termo, eccetera. Questo interruttore fastidiosissimo. Fastidiosissimo. Allora, track. Questo secondo me con un maiuscolo F5, cioè riempi ben via in un colpo solo. Infatti. Vogliamo togliere anche il termostato? Ci proviamo. Tanto se è solo questione di fare un colpetto così. Cioè è riuscito quasi bene, le righe sono un po' storte, ma vabbè, chi se ne frega. Tentiamo il colpo gobbo, questo lo vedo più duro, però ce la potrebbe ancora fare. Credo che sia l'abat-jour. Vediamo, vedete che come sospettavo ha fatto più fatiche, però dai, andiamo a sistemare un attimo questa situazione qua. Allora, qui possiamo usare, volendo, anche il filtro sfuma, ve lo faccio vedere, non è il più indicato in questa situazione qua, però vi faccio vedere che c'è un altro sistema per sistemare queste situazioni qui un po' particolare. Allora, il filtro sfuma. Se l'ho pronunciato bene, sfumino, perdonatemelo, è il simbolo del dito, tu lo tieni premuto e praticamente ti sposta, vedete, ti sposta tutti i pixel dell'immagine. Allora, qua sotto potremmo tentare di fare una cosa del genere. Quando le superfici sono molto uniformi, lavora bene e non lo si nota. Qui in realtà non è proprio uniforme al 100%, però lo provo per farvi vedere che cos'è questo filtro qua, insomma. Quindi,
dobbiamo andare, cosa farò? Prenderò questa zona qua di muro e la spingerò verso il basso in modo da andare a coprire questo artefatto che si è creato con la funzione riempi. Bisogna stare attenti a non scendere troppo perché qua c'è il cuscino. Allora, innanzitutto vado a delimitare il cuscino. Questa volta la superficie è abbastanza netta. E questo mi permetterà anche di usare il lazzo magnetico, che è questo lazzo qua. Praticamente io vado vicino alla superficie e lui automaticamente fa gli ancoraggi, vedete? Quando i contrasti sono abbastanza forti tra una zona e l'altra, il lazzo magnetico lavora benissimo e molto velocemente. Ecco, abbiamo fatto la nostra selezione. Allora, ricordiamoci sempre maiuscolo F6 raggio di sfumatura. In questo caso 10 è esagerato. Prima abbiamo usato 10. Avete visto che 10 comunque era poco perché rimaneva comunque abbastanza netta la distinzione tra il pavimento e il muro. Qui invece secondo me è molto più netta, io metterei quasi un 4. Allora, abbiamo preso la zona. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo sto benedetto sfumino, sfumino bello largo, quindi aumentiamo il pennello in maniera importante, tipo così. Forse adesso è troppo. Poi cosa dobbiamo fare? Abbiamo un punto di partenza e un punto d'arrivo. Per far sì che il pennello vada giù in maniera uniforme, perché se lo tenessi premuto, diciamo, se tenessi premuto il tasto sinistro e scendessi col mouse, rischierei di non fare una cosa molto rettilinea. Dopo verrebbe fare un termosifone tutto ondulato e si noterebbe la post-produzione. Allora io cosa faccio? Vado qui nella zona che secondo me può essere considerata il punto di partenza, premo una volta col tasto sinistro. Ok? Adesso mi sposto sotto il più possibile verticale, posso anche finire sul cuscino, tanto la selezione chi se ne frega. Tengo premuto il tasto maiuscolo e premo una seconda volta, guardate cosa succede. Avete visto che il pennello, cioè lo strumento va giù, guardate, tutto sommato il risultato lo considero molto buono, molto credibile e direi quasi che non c'è bisogno di altri interventi. In realtà si è andato un po' leggermente a destra, ma lì è un problema mio di scelta del punto verticale basso, però vedete che ha lavorato benissimo. Possiamo provare a fare la stessa cosa con questa riga del termosifone che lo vedete che è ondulata. Quindi lo prendo da questo punto qui, clicco la prima volta, vado sotto, magari qua in corrispondenza, tenendo premuto Shift, clicco una seconda volta, Shift maiuscolo, via. Track. Avete visto? Guardate come mi ha rinnovato perfettamente la linea del termosifone. Quindi diciamo che lo strumento si è rivelato valido. Potevo usare anche il timbro clone, però questo è buono. Adesso andiamo a togliere la selezione e vediamo se la sfumatura è buona qua sotto, se non c'è da lavorarci. Perfetto, guardate. Ha mantenuto tutto con la stessa sfocatura che c'è anche nelle parti dove non abbiamo fatto la selezione. Quindi qui abbiamo pulito perfettamente il muro, possiamo spostarci da un'altra parte dell'immagine. Muro e termosifone, guardate, è venuto in maniera quasi impeccabile. Non ci avrei giurato che sarebbe venuto fuori così bene. Passiamo alla ragazza. Allora, la prima cosa che mi viene così, diciamo, da guardare è il discorso qui dello sterno, si chiama così, giusto? Praticamente la parte bassa della cassa toracica crea naturalmente quest'angolo che a me non piace. Per carità, è realistico, è vero, però lo trovo un po' troppo fastidioso per quello che è il mio senso estetico. Quindi fluidifichiamo subito. Un po' come abbiamo fatto con la ciccetta delle calze autoreggenti della guerriera blu, qui facciamo la stessa cosa. Il pennello mi sembra tutto sommato giusto. Magari zoomiamo un attimo per lavorare meglio, aumentiamo un po' il pennello perché mi sembra leggermente piccolo. Ok, pronti? Track.
la trovo molto più armoniosa così, la linea, diciamo, della pancia. Poi, sistemato questo, vediamo un attimo, già che siamo qua al sedere. Il sedere, tutto sommato, è buono, sta ragazza ha un sedere fatto bene, quindi se proprio volessimo tirarlo un po' in fuori, così, o voler fare proprio i perfezionisti, con un pennello un po' più largo spingiamo un po', ecco, proprio perché era molto bella e l'abbiamo fatta bellissima. Quindi qua abbiamo sistemato. Allora, il seno è un po' carente, quindi qui torniamo a fluidificare. Se voi selezionate prima la zona e poi andate su fluidifica, lui vi apre solo la zona selezionata. Fluidifica. Vedete? Lavora solo su quella lì. Anche qua dobbiamo fare uscire un po' di seno, che insomma non è tantissimo. Allora, bisogna stare attenti perché qual è la criticità qua? Che se andiamo a tirare in fuori il seno rischiamo di rendere la linea del braccio non uniforme. Quello si può usare qua, c'è uno sporco trucco, mettere una mascheratura, che dovrebbe essere questa. Vedete? Va a colorare di rosso la zona che noi non andremo a modificare con diciamo così, lo strumento fluidifica. Quindi io vado a selezionare tutta la zona che non voglio che il filtro mi vada a modificare. È importante mettere la silhouette del braccio perché quella deve rimanere tale quale. Quindi mettiamo questa riga qui. Ok. A questo punto possiamo procedere. E andiamo a spingere. Olè. Vedete che la linea del braccio rimane uguale? Magari abbiamo anche questo filtro qua che è, come si può dire, è un filtro che tende un po' a ingigantire, guardate. Fa un po' l'effetto palla. Ecco, bisogna stare attenti perché adesso siamo arrivati vicino alla mascheratura e il seno non si ingrandisce di più, anzi si sta schiacciando contro la mascheratura. Quindi basta, l'abbiamo già ingrandita abbastanza, facciamo ok e voilà, avete visto la differenza? Torniamo indietro, prima e dopo. Ha mantenuto una sua proporzione, una sua forma e vedete che la silhouette del braccio è rimasta quella. Non è che mi si è gonfiato l'avambraccio, ecco, quindi adesso se vogliamo fare una cosa sempre da precisini, che però io la faccio perché sono un precisino, torno ancora sul fluidifica e vado a sistemare questo reggiseno non in tensione. Vedete tutte queste pieghettine qui? In certe parti danno fastidio, soprattutto se dovrete fare dei lavori di biancheria di intimo, queste cose qui non ve le fanno passare neanche morto. Quindi col fluidifica vado a schiacciare queste gobbettine, le schiaccio all'interno, vedete? Non è facile. Poi le schiaccio un po', le allargo in maniera tale da fare una cosa uniforme. Qui solo la pratica vi aiuterà, ok? Perfetto, è già una cosa più uniforme. Ok, fatto ciò, andiamo a sistemare qualche altra cosa. Sti maledetti tatuaggi che io detesto, poi figurati se ne salta fuori qualcuno così. Sempre il mio mitico strumento pennello correttivo al volo. Ok, togliamo qualche neo, visto che li abbiamo già qua al volo. Allora, qui c'è una cosa che mi dà fastidio, che è la scapola questa qui. Quest'osso che sbuca così è abbastanza fastidioso. Interrompere la linea del reggiseno non mi piace. Io qui farei un intervento per far proseguire la linea del reggiseno. Non è una cosa facile ricostruirlo, però ce la possiamo fare. Anzi, non è facile per niente.
Allora, la prima cosa che mi viene da fare è di nuovo ritornare con lo strumento fluidifica. La Madonna, così piccolo. No. Mi sono perso nella spalla della ragazza. Eccola qua. Allora, di nuovo usiamo questo qui. Lo spingiamo in giù. Poi dopo qui adesso dovremmo farci passare l'elastico del reggiseno. Non è facile per niente. Per quale motivo? Perché il reggiseno qua fa una curva, quindi è un casino non da poco. Però ci proviamo. Allora, torniamo nell'immagine originale. E adesso qui ti voglio. Allora, c'è un altro strumento che è questo qui, strumento penna che ho utilizzato per fare il mio ultimo libro di penne stilografiche, neanche a farlo apposta, che serve per tracciare delle curve perfette, vedete? È uno strumento che solo la pratica vi dirà come utilizzarlo, perché è veramente incasinato. Serve per tracciare i contorni, e se non lo usate tutti i giorni, credetemi che diventa veramente un casino. È facile dimenticarselo perché ha un casino di opzioni. Allora, dovete scegliere il punto, tirare l'arco in maniera tale che questo faccia la curva. Guardate che curva perfetta che riesce a fare. Ok. E quindi andiamo a selezionare un po' di superficie del reggiseno. Non vi sto a dire tutti i comandi perché è di una complicazione incredibile. Vedete che seguo il contorno del reggiseno. E poi vado a chiuderlo. A questo punto io faccio crea selezione. Raggio di sfumatura, vedete lo chiede anche qua. 2, secondo me ci può stare. Dai, facciamo 3. Ok. A questo punto è una selezione che deve andare a riempire di quel grigio del reggiseno. Non è facilissima come cosa. Proviamo ad andarci col timbro clone. Qui è un casino perché il clone è un timbro che ti sposta in maniera orizzontale o comunque rettilinea le superfici. Vedete, lui tende ad andare in maniera rettilinea e invece noi qui dobbiamo fare una curva. Quindi è un casino non da poco. Cioè dobbiamo prendere delle parti e andarle a clonare qua, vedete? In modo da ricreare un po' di nero. Io so che c'è anche la possibilità di spostare il filtro clone, nel senso che c'è una maschera di rotazione, però vi dico la verità, non l'ho mai usata, quindi è una cosa che dovrei guardare bene per vedere se è possibile fare ruotare il timbro clone. Comunque, dai, nel nostro piccolo qualcosa siamo riusciti a farlo. Vedete, siamo riusciti a spostare l'elastico, a riprodurlo anche in altre parti. Non è facile per niente. Però almeno abbiamo ottenuto quel colore, quel pattern, che è una cosa fondamentale, vedete? Direi che potremmo quasi anche accontentarci di questa cosa qua. Gran casino. Ok, andiamo magari un po' più vicino, facciamo gli ultimi interventi di clonazione con un pennello. Con un timbro più piccolo, così, vedete qua nelle parti chiare, e stare attenti a non clonare la pelle, però dai, ci siamo riusciti. Queste foto qui poi le vedete pubblicate nei prossimi giorni, ok? Siete stati spettatori della post-produzione delle immagini che faccio. Allora, qui c'è rimasto un po' di pelle sotto, facciamo selezione inversa.
E andiamo, allora, i casi sono due, potremmo di nuovo utilizzare questo famoso ditino, questo sfumino qua, e andiamo a spingere sopra, vedete, track, 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 in maniera tale che mettiamo la pelle chiara a contatto con la spallina. La pelle scura è già sopra, perfetto, proviamo a togliere la selezione, vediamo il risultato finale. Siete pronti? Facciamo le corna. 3, 2, 1, tac. Dai, non c'è male. Per essere una cosa fatta in maniera un po' posticcia, poi chiaramente sono sempre lì. Se vai a zoomare al 100% non è perfetto. Ma scusate, se vai a zoomare molto, se invece tieni l'immagine al 100%, chi lo nota? Mio nonno in carriola. Andiamo a sistemare una piega nel collo qua. Come vi dicevo, le pieghe del collo si puliscono perfettamente con lo strumento toppa. Ole. Se usate il pennello correttivo al volo non avete lo stesso risultato. Tac, guardate che lavoro che ha fatto. C'è un'altra piccolina qua, lo spostiamo un po' in su. Track, perfetto, vedete? Le righe del collo che si creano perché la ragazza piega la testa, le abbiamo completamente tolte. Prima e dopo, ok? Poi andiamo a levare i brufolini, una brava giovincella, c'ha i brufolini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo Marco, più facile mettere in. Ah, Cosimo dice di usare il tasto destro, è vero che Cosimo è un altro grande manico del Photoshop. Anzi, alcune cose le ho imparate da lui quando facevamo le locandine del Pepe Nero Riccione. Quindi lo devo ringraziare. Può essere più veloce vedere i cosi. Cosa dice la mastra perché tu non ce l'hai? Non mi ricordo, non so più a cosa si riferisce. Non mi arrivano dei suoni quando ci sono le notifiche di messaggi, quindi non riesco a capire a cosa si riferiscono i commenti. O sono io che sono imbranato perché è la mia seconda diretta in tutta la mia vita, quindi. Poi continuo a non sentire sta maledetta musica di sottofondo, eccola qua, l'ho rimessa. Anche lì devo un po' migliorare. Quindi abbiamo tolto i brufolini, perfetto. Vediamo un po'. Vi viene in mente qualcosa? Vedete qualcosa distorto? Io già un'altra cosa l'ho vista. Questo bel ciuffo di capelli, i soliti capelli ribelli. Guardate questi due qua, sono due, ma si vedono in una maniera vergognosa. Quindi almeno questi li leviamo. Abbiamo già visto ieri come si fa. Ieri, scusate, nella foto prima. Possiamo uniformare un po' qua. Ho visto un commento. Marco, per i brufoli vai di sequenze separate. Ole. Perfetto. Qui abbiamo sistemato. Ce n'è un po' qua. Mettiamoli a posto per bene i capelli. Perfetto. Poi qui si perdono nel controluce. Meglio così. Possiamo dare una schiaritina agli occhi e alla bocca volendo. Strumento scherma, sempre leggerissimo, esposizione 6, vedete, leggerissimo. Non fate gli occhi alla Stargate, non so se avete presente il film che c'era quel faraone che gli si illuminavano gli occhi, un po' di bianco sui denti, male non fa, sempre leggerissimi. Qui volendo anche qua c'è questa sorta di occhiaia che possiamo togliere. Strumento clone, ve l'ho fatto vedere prima. Diminuiamo l'opacità, mettiamola a 20. Anche il flusso bassissimo. Toniamo questa parte di pelle, andiamo a pulire qui sotto. Tra, 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 tra. Queste sono tutte cose che io ho imparato da solo. Parte qualcosa che ho visto in giro, ma io il Photoshop me lo sono creato da solo, quindi ecco, volendo, vedete che c'è un po' di guancia qua, c'è un po' la piega della guancia, possiamo andare a snellire anche un po' quella, sempre col timbro clone, vedete?
senza esagerare, se no il viso diventa di gomma, eh? C'è un minimo di difettini, di cose così. Più uno sta su un'immagine, più diventa perfetta e più diventa finta, ricordatevelo. Quindi non esagerate. Poi chiaramente bisogna avere una buona immagine di base, perché altrimenti non è che Photoshop può veramente fare di tutto, oppure magari lo può fare perdendoci 5-6 ore, ma allora a quel punto perché non perdere un minuto in più per sistemare la luce perfettamente, invece di perdere 6 ore dopo a post-produrre? Ok, direi che ci siamo, il viso è a posto. Torniamo a vedere l'immagine in generale, il seno gliel'abbiamo messo, la piega dell'ascella tutto sommato è accettabile, culo ok. E la stanza l'abbiamo pulita, perfetta. E possiamo lavorare un po' sulla pelle. C'è sempre quel mio famoso livello che vedete qua, correzione colore selettiva. Possiamo lavorare un po' sui neri. Vedete la pelle come diventa più, faccio vedere muovendo il cursore velocemente. La pelle diventa un po' più, come si può dire, paradisiaca, me lo passate questo termine. E i rossi, anche questi incidono tantissimo, muovo sempre il cursore parecchio, ok? Se vado a togliere del nero nei rossi, vedete che la pelle diventa molto più chiara e l'immagine tende a sbiadirsi, a diventare un po' piatta. Se invece vado ad aumentarlo, l'immagine diventa molto più tridimensionale, molto più chiaroscuro. Dipende un po' che cosa volete ottenere voi, ecco. Direi che qui più o meno c'è tutto. Andiamo a mettere la firma anche qua, che solitamente è la mia parte finale. Magari domani proviamo a fare una foto in bianco e nero, così vi faccio vedere anche il bianco e nero come lo gestisco. Allora andiamo sempre a prendere un grande nero Marco Baraldi sfocato. Prendiamo, trasciniamo, dove la mettiamo? Allora, già è troppo intensa, quindi abbassiamo l'opacità. Ecco, adesso è già più accettabile. E anche sopra il frigo, sopra il termo. A volte è anche divertente piazzare l'immagine. C'è il termo un po' storto, possiamo storgere anche l'immagine. Controllo T, la ruotiamo in modo da farla proprio perfetta sopra il termo. Io a volte mi diverto anche a fare queste sciocchezzuole qua. Mi sembra ancora molto intensa, abbassiamo, così, perfetto. Altre cose non me ne vengono in mente, se non me le suggerite voi. Grazie Cosimo per l'essere a disposizione. Vediamo un po'. Melania Oprea, piace il tuo video in Photoshop. La Melania è da tanto che dico che la devo fotografare, chissà si decide. Marco di Peribruf li va in sequenze separate. Daniele Burattini, altro grande fedelissimo ad Ancona dei miei workshop, benvenuto. E direi che sommato abbiamo fatto un'ora e mezza di diretta, sono già senza voce, spero domani di averla. Ci vediamo domani sempre alle 18 e proviamo a mettere a posto qualche foto in bianco e nero e vi farò vedere qualcos'altro di simpatico. Grazie a tutti per essere venuti, magari organizzerò anche qualcosa, diciamo, su invito in maniera tale da avere più gente, anche se ho visto che oggi le 18 persone che c'erano, adesso 15, sono comunque rimaste incollate allo schermo per tutto il periodo, quindi la cosa mi fa piacere. Pensavo che sarei finito a 1 o 2 persone che partecipavano, invece vedo che ci sono tutte, quindi sono rimaste tutte, quindi vuol dire che la cosa è piaciuta ed è stata interessante. E che altro dirvi? Niente, adesso a maggio ripartiamo con i workshop. Non sono ancora qui adesso con le regole nuove come andrà a finire. Comunque mi sono già attrezzato. Misurerò la temperatura ai partecipanti. Non sto scherzando, ce l'avevo già, l'ho preso qui per fare una battuta adesso. Vedremo un attimo le modalità. Forse ho trovato una location della Madonna, ho qualche modello interessante che potremmo utilizzare. Se vedete, qui sotto c'è anche l'indirizzo per iscrivervi alla mailing list dei workshop. La trovate anche in descrizione del video, quindi se vi volete iscrivere avrete notizie delle prossime iniziative che organizzo con modelle, foto, glamour, nudo, quello che è.
E basta, se non ci sono altri commenti o cose, saluto Igor, saluto Luca, Federico, Cosimo, Pino, Daniele, Marcello, e quanti altri. Non so se è possibile vedere chi sta partecipando, non sono ancora praticissimo delle dirette, vediamo. No, non si vede. Vabbè, in qualche modo mi imparerò a utilizzare un po' tutti questi strumenti qua. Quindi dicevo, qua sotto c'è il link per iscriversi. Qui sopra c'è Facebook e Instagram, Mansell 5 Rosso, mettete, trovate il mio profilo. Se volete andare a vedere delle altre immagini, marcobaraldi.com. Direi che per oggi è tutto. Buona giornata, buona cena e ci vediamo domani sempre alle 18 con qualche altra foto. Ciao!